Sì, grazie, grazie per la linea dallo studio. Eccolo qui, Davide Bettella, che ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti proprio nell'ultima partita contro la Salernitana. Ci avrei pensato sicuramente tante volte in questi giorni, Davide. Una grandissima soddisfazione perché ha contribuito a dare questa bella vittoria alla squadra, e poi perché hai fatto davvero un gran gol da centravanti di razza. Sì, innanzitutto sono molto contento appunto per la vittoria della squadra e per la qualificazione al quinto posto che poi si è trasformata in quarto. Poi sì, è un'emozione che rimarrà sempre dentro di me e quindi c'è da dire solo grazie ai compagni, grazie anche allo staff per questa possibilità e poi niente, sono appunto contento e spero di togliermi un'altra grande soddisfazione. Domanda classica e al tempo stesso banale, c'è una dedica per questo tuo primo gol? Sì, lo dedico soprattutto alla mia famiglia che è sempre vicina a me e mi sostiene sempre, ogni giorno, soprattutto nei momenti difficili, quindi la dedica va a loro. Adesso testa ai playoff, vi state preparando proprio per questo, probabilmente sarà quarto posto, quindi salterete il turno preliminare, se la vedranno Verona e Perugia. A proposito, qual è l'avversario che preferiresti incontrare? No, non c'è un avversario che noi preferiamo. Noi ovviamente aspettiamo e guardiamo il campo e prepariamo soprattutto la nostra testa e la nostra partita. Poi chi ci capiterà, appunto, come ho già detto prima, saremo pronti per dar la guerra. Hai parlato di testa, testa, cuore, gambe, è questo l'ordine anche per preparare questi playoff? Certo, questo è l'obbligo, curare la testa, tutti i minimi dettagli per poi presentarci alla perfezione al campo. In queste giornate di allenamento, per voi che cosa vi dice Pillon proprio in funzione playoff? No, ci dà la sicurezza, la serenità giusta, e tiene alta la concentrazione, la tensione e quindi c'è solo da appunto imparare a prendere e continuare su questa strada. Ovviamente tu vorrai ritagliarti il giusto spazio anche nei playoff. Sì, certo, ognuno pensa di voler giocare sempre perché un giocatore che non vuole giocare penso che non esista. Quindi io comunque lavoro sempre come ho sempre fatto e poi dice, starà al mister a prendere le sue decisioni. Io sarò sempre d'accordo con lui e quindi spero solo nel bene della squadra. Felice per il gol, felice per la squadra, ma felice anche per te di rimanere un altro anno in biancazzurra, è così? Sì, io sono molto felice appunto di essere qua e appunto per l'anno prossimo di vivere ancora queste emozioni su questo terreno e su questa città. Magari, chissà, in Serie A incontrerai anche l'Atalanta. Sì, certo, bisogna sempre sognare in grande, quindi spero appunto di poterla affrontare l'anno prossimo. Grazie, grazie di cuore a Davide Bettella, grazie anche al sostegno tecnico di Luca Corneli. La linea può tornare allo studio.